Questa sera faremo il testo scrutinio nell'antico rito c'era la preparazione al battesimo, rito che noi usiamo per l'effusione, e c'erano tre scrutini. Lo scrutinio era una domanda che si rivolgeva alla comunità per vedere se le persone che si preparavano al battesimo erano degne di ricevere il battesimo, per cui si scrutinava, si indagava e si esigeva il consenso della comunità. Era anche un momento in cui si rifletteva sulla propria condotta, sulla propria preparazione, e il vescovo faceva un esorcismo sugli eletti e una preghiera perché fossero pronti a ricevere il battesimo. Noi questa sera faremo questo scrutinio, ossia questa preparazione di richiesta al Signore. Poi, come tema specifico, noi faremo il cammino, cioè il cammino fino a questo momento fatto in queste 6 settimane di preparazione. E immediatamente ci prepareremo per la penitenziale che avrà luogo per qui, per questo gruppo, il giorno 10, giovedì 10, o se 13, mentre per il primo gruppo, cioè quello del lunedì, sarà il giorno 10. Allora ci alziamo un momento e cominciamo con un canto. Signore Gesù, luce vera che illumina ogni uomo, libera per mezzo dello Spirito Santo e Spirito di verità tutti coloro che sono oppressi sotto il gioco del padre della menzogna, e suscita in coloro che hai eletto alla preghiera di effusione il desiderio di aderire a te, perché nella gioia della tua luce, come il cieco del Vangelo che riebbe la vista, ne vengono fermi e sicuri testimoni della fede, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Ci benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Sediamo. Questa sera noi facciamo il punto sulla situazione, cioè facciamo memoria del cammino fatto fino a questo momento e poi faremo la grande preghiera, cioè tutti faremo una bella preghiera più prolungata, poi andremo ai gruppetti, per cui ci sarà un insegnamento più breve, una preghiera comunitaria un po' più lunga e poi ai gruppetti. Punto della situazione: e quel Signore ci ha chiamati per vie misteriose, siamo entrati così nel seminario e abbiamo cominciato sotto la luce dello Spirito a fare le prime scoperte. Siamo partiti con tanta gioia, come in una grande nave che è salpata e è andata in alto mare, e poi lo Spirito ci ha condotto a fare diverse tappe. La prima tappa
che ci ha consentito di fare una prima scoperta, la scoperta di Dio nella luce di Cristo. Cioè abbiamo scoperto che Dio è amore, ma abbiamo sentito in questa scoperta che Dio ci chiamava, cioè ci siamo sentiti chiamati da Dio. È bello sentirsi chiamati da Dio. Dio ci ha chiamati per nome e ha rivelato se stesso a noi e ha rivelato anche noi stessi a noi, per cui abbiamo preso così coscienza dell'identità di Dio e dell'identità nostra. Dio ci ha chiamati per nome, ci ha chiamati innanzitutto ad essere, ci ha dato il dono della vita, ci ha chiamati alla grazia, alla vita di figli, e ci siamo scoperti non soltanto uomini, ma figli di Dio, partecipi della divina natura. E poi la chiamata alla gloria, già siamo nella vita eterna, perché ci ha chiamati il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. E già siamo nella gloria, però è una chiamata iniziale. Tocca a noi di rendere certa, come dice San Pietro, la nostra elezione corrispondendo alla grazia dello Spirito. Quanta gioia abbiamo sentito nel sentirci chiamare da Dio, nel sentire che anche noi siamo stati scelti da Dio a vivere, scelti da Dio ad essere figli, scelti da Dio ad essere santi. Abbiamo meditato sul prologo della lettera agli Efesini e abbiamo detto: benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha scelte fin dall'inizio del mondo ad essere santi e immacolati nel suo cospetto. Abbiamo ricordato la chiamata di Samuele, ricordate? Samuel, 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 Dio ci ha chiamati per nome, ci ha dato un nome con cui noi ci chiameremo in eterno, quando ci sarà riconsegnata la pietra bianca, la pietra della vittoria, agli atleti vittoriosi in una gara, secondo il costume dell'atletica antica del mondo greco-romano, veniva consegnata una pietra bianca, e su questa consegna della pietra bianca che gioca l'Apocalisse, quando dice che a ciascuno di noi verrà consegnata la pietra bianca, dove è scritto il nostro nome vero, quello con cui noi saremo chiamati in eterno. Dio ci ha chiamati per nome e Dio ci ha dato un nome che sarà rivelato a ciascuno quando Egli ci consegnerà la pietra bianca, un bellissimo diamante che noi porteremo sul petto. Porteremo cioè il nome del Padre scritto sulla fronte, il sigillo del Padre, impresso col dito dello Spirito, e porteremo la pietra bianca che nessuno conosce, ma dove è scritto il nostro nome e con cui tratteremo con Dio per tutta l'eternità. Così abbiamo gioito di questa chiamata di Dio. Tutti siamo stati chiamati di Dio e tutti siamo in cammino
verso la gloria. Poi abbiamo di nuovo cominciato a navigare. Nella seconda settimana abbiamo fatto una seconda scoperta. Questo Dio che ci chiamava ha un nome. È Dio amore. E ci è stato rivelato che il nostro Dio non è un Dio giudice, un Dio padrone, un Dio fatto ad immagine nostra, come la divinità delle genti, ma il Dio nostro è il Dio della rivelazione. Dio si è rivelato a noi e ha detto che Egli è amore. Ci ha detto che Egli è amore e noi così abbiamo scoperto la paternità di Dio, amore. Dio ci ha chiamati e Dio ci ha fatti gustare l'amore e ci ha educato a guardarlo come un Dio amore. Ci ha donato lo Spirito Santo. E con la grande scoperta, la scoperta di Dio amore. Poi siamo andati avanti e siamo approdati così a una terza stazione in cui abbiamo scoperto Gesù, Gesù il Salvatore. Abbiamo trattato di Gesù che ci salva dal peccato, Gesù Salvatore del mondo, Gesù Signore del mondo, ma Gesù Signore nostro, Signore della nostra vita. Abbiamo scoperto che siamo peccatori, ma abbiamo scoperto che Dio tanto ci ha amato da darci il suo Figlio e che Gesù, Figlio di Dio, è venuto in mezzo a noi, ha conversato con noi, ci ha redenti con il sacrificio della croce e ci ha fatto suoi. Così abbiamo gustato la bellezza della Signoria di Cristo. Abbiamo riscoperto che è il Signore della nostra vita. Una quarta tappa. E così siamo andati avanti. Ci siamo imbarcati e il Signore ci ha consegnato la vita nuova, ci ha fatto gustare la vita nuova nello Spirito. A coloro che riconoscono Cristo Signore è dato un dono, il dono dello Spirito, per poter vivere come Cristo, perché tutti siamo chiamati a vivere come Cristo. È dato lo Spirito di Cristo, che è appunto lo Spirito Santo, ed è in Lui che noi abbiamo cominciato a meditare sulla vita nuova che ci è stata donata, una vita diversa da quella, diciamo, umana. Sì, si innesta nella vita umana, ma è la vita eterna. E abbiamo cominciato a vederci come creature nuove, le cose vecchie sono passate, sono nate delle nuove. E abbiamo preso coscienza della nostra nuova identità di creature, nati in Cristo per una vita nuova, che è la vita di Cristo. Ci è stato dato un cuore nuovo per poter vivere la vita nuova. E così abbiamo contratto dei rapporti nuovi, abbiamo considerato Dio nostro Padre, Gesù come nostro Sposo, lo Spirito Santo come l'amore, penetrante in noi, vivente in noi. Abbiamo riscoperto la fratellanza, cioè tutti i nostri fratelli sono veramente fratelli, perché tutti generati da Dio in Cristo Gesù, ci siamo scoperti fratelli,
e un'ondata di gioia invase il nostro cuore, perché siamo stati sottratti alla nostra solitudine. Tutti siamo diventati fratelli. Abbiamo scoperto così di essere una comunità, la grande Chiesa di Dio, il luogo del perdono, il luogo della festa. Non ci siamo sentiti più soli e abbiamo preso coscienza che c'è una missione da compiere: evangelizzare il mondo, riportare la luce nel mondo. Voi siete la luce del mondo e il sale della terra. Così noi ci siamo sentiti come investiti di una missione nuova, soprattutto in questo momento in cui il mondo ha perduto la luce, in cui il mondo ha perduto Cristo, in cui il mondo ha perduto il Padre. Siamo noi chiamati a fare scoprire agli uomini la paternità divina, a fare scoprire agli uomini Gesù, luce di ogni uomo che viene in questo mondo, a fare scoprire che soltanto in Lui c'è la salvezza, e a portare pane agli affamati del deserto, a portare acqua ai fuggiaschi, perché anch'essi, ritrovando la via, possono essere ristorati. Siamo arrivati così alla quinta settimana. Abbiamo parlato del grande dono dello Spirito, lo Spirito Santo che è dentro di noi e che è la fonte dei carismi, la fonte dei doni. I doni servono al cristiano per vivere una vita di santificazione. Siccome Dio è santo e il santo, anche noi siamo chiamati ad essere i santi sulla terra. Ed è per questo che ci sono stati dati i doni, che vengono chiamati i doni di grazia. Perché noi, sotto l'azione dello Spirito, possiamo santificarci giorno dopo giorno ed essere i santi della terra e possiamo realizzarci. Abbiamo scoperto che la vera grandezza dell'uomo consiste nella propria santificazione, perché se noi siamo stati fatti per Dio, ad immagine di Dio, quanto più noi somigliamo a Dio, tanto più siamo realizzati. Per cui la vera realizzazione dell'uomo è nella santità della vita, secondo il proprio stato, ma nella santità della vita. Ed è per questo che ci sono stati dati i doni di grazia. Ma anche noi siamo stati chiamati a edificare la Chiesa di Dio, e ci sono stati dati i doni edificanti, che sono i carismi. Anche noi abbiamo ricevuto il dono della profezia, il dono del discernimento, il dono della preghiera e gli altri doni spirituali per edificare la Chiesa di Dio, il dono dell'evangelizzazione, il dono del pastorato, perché noi possiamo evangelizzare il mondo e mostrare al mondo chi è il vero pastore, Cristo Signore. Per cui, ecco, nella tappa dei carismi abbiamo scoperto il nostro vero carisma. Ognuno di noi ha un carisma particolare che dobbiamo mettere in uso, non soltanto per la nostra santificazione, ma per l'edificazione della Chiesa e per compiere la nostra missione nel mondo. Tutti siamo stati chiamati a compiere una missione, scoprire qual è il nostro posto, qual è la nostra funzione e in forza dello Spirito compiere questa missione. Sesta tappa, l'effusione dello Spirito. Abbiamo parlato dell'effusione, un mistero meraviglioso che noi avremo il giorno 16. È un mistero insondabile, è come il fuoco di un vulcano che scenderà su di noi, un'esplosione di grazia. Per citare un testo dei vecchi padri, abbiamo ricordato Dionigi, il cieco,
e fu così maestro sulla cattedra di Alessandria, lui parlando dell'effusione dice: è una potente irruzione dello Spirito Santo in una persona, causa di cambiamento di vita, di profezia, di altri doni celesti e del gusto della bellezza della divinità. Cioè, ci ha detto Dionigi il cieco che con l'effusione noi abbiamo ricevuto come un'irruzione dello Spirito che cambia la nostra vita, una vita nuova. Questo cambiamento ci mette in stato di profezia. Siamo i profeti del Nuovo Testamento, coloro che trattano con Dio e sanno annunziare agli uomini il male e il bene, interpretando la parola di Dio, diranno agli uomini ciò che è male per evitarlo, ciò che è bene per proseguirlo. E sono interpreti della volontà di Dio nel tempo. Abbiamo ricevuto altri doni celesti, soprattutto il dono della preghiera e il dono di gustare la preghiera, per essere armati nella preghiera, lodare Dio e ottenere di Dio attraverso la preghiera ogni altro dono per i nostri fratelli. Finalmente abbiamo fatto l'ultima tappa della crescita e poi della trasformazione, cioè la crescita in Cristo. La crescita avviene nella comunità, il valore della comunità. La comunità che è il luogo del perdono e il luogo della festa. Siamo chiamati a far festa, a fare gioia. Oggi nel mondo è scomparsa la gioia. E anche quando gli uomini fanno festa, restano sempre nell'angoscia, perché la solitudine dell'uomo è immensa. L'uomo sente il vuoto. Invece nella comunità dei credenti c'è vera festa, perché si è scoperto Dio. Però si passa attraverso il perdono. E allora la comunità è il luogo del perdono, dove tutti possiamo perdonarci gli uni gli altri, perché tutti manchiamo, tutti abbiamo dei difetti, tutti portiamo ancora l'uomo vecchio, che non scompare subito anche quando abbiamo ricevuto l'uomo nuovo. E coloro che nella comunità tutti ci diamo il perdono, tutti chiediamo il perdono e siamo in pace con Dio, in pace con noi, in pace con gli altri e facciamo festa. Ecco, la comunità è il luogo della crescita, il luogo in cui noi attraverso i sacramenti o attraverso la preghiera o attraverso i carismi cresciamo e diventiamo uomini maturi, cristiani maturi. L'ultimo argomento che abbiamo trattato, l'ultima scoperta, è la nostra trasformazione. Noi ci trasformiamo giorno dopo giorno, maturiamo giorno dopo giorno. Questa trasformazione è opera dello Spirito, ma è anche opera nostra, nel senso che noi ci lasciamo trasformare dello Spirito. In che cosa consiste questa trasformazione? Nell'attuazione del disegno di Dio. Tutti siamo chiamati ad essere conformi all'immagine. Tutti siamo chiamati ad essere copia, icona, vivente di Cristo. Il Padre ha un solo figlio, Gesù. Uomo vero, l'uomo vero, l'uomo perfetto. Noi siamo chiamati a ricopiare Cristo, a diventare icona di Cristo. E allora ecco lo Spirito che ha formato Cristo. Questo medesimo Spirito trasforma noi lentamente in Cristo, ci dà un modo nuovo di pensare.
attraverso l'unzione, ci unge perché noi cambiamo mentalità. Abbiamo ricordato il testo di Paolo ai Corinzi, noi abbiamo il pensiero di Cristo, abbiamo un nuovo modo di vedere e di giudicare le cose. Vediamo con occhi nuovi le realtà terrene. Poi lo Spirito trasforma il nostro cuore, sentimenti nuovi. Vi darò un cuore nuovo, un cuore capace di conoscere, di amare, di osservare i comandamenti di Dio. Toglierò il cuore di pietra, vi darò il cuore sensibile, il cuore di carne. Viene trasformata la nostra volontà. L'opzione fondamentale di Cristo viene innestata in noi. Siamo uomini che facciamo la volontà di Dio, cerchiamo di scoprire la volontà di Dio per metterla in pratica. Gli stessi nostri sensi vengono modificati, nel senso che si sviluppano dentro di noi i cinque sensi spirituali, la vista spirituale, l'udito spirituale, il profumo spirituale, la capacità di avere il gusto delle cose e di assaggiare le cose, di conoscere all'assaggio le cose buone delle cose cattive, il tatto spirituale, cioè di apprezzare le cose buone e di disprezzare le cose cattive. Diventiamo uomini maturi, uomini fatti ad immagine di Cristo, lentamente trasformati in Cristo, in modo che la vita di Cristo si manifesti in ciascuno di noi. Ed è allora che possiamo scendere nel mondo, scendere in mezzo alla società e presentarci come uomini nuovi, parlare e far sentire che siamo Cristo che parla, presentarci con una vita nuova, modelli di vita nuova e compiere una missione nel mondo, quella che diceva Gesù: voi siete la luce del mondo e il sale della terra. Siamo arrivati a questa tappa. E adesso noi abbiamo fatto memoria di queste 7 tappe finora così assaggiate, diciamo, perché ogni tappa deve essere approfondita, e ci prepareremo alla penitenziale. La penitenziale sarà giorno 13 per voi, giorno 10 per il gruppo serale. Nella penitenziale noi metteremo a nudo la nostra coscienza. Lo Spirito Santo scenderà su di noi, ci purificherà e noi prenderemo coscienza di quello che avverrà per l'effusione, che sarà il giorno 16, giorno dell'ascensione. In quella giornata bella saremo tutti a Margifarace, al centro Gesù Liberatore. Li vestiremo tutti con gli abiti belli, prego di portare tutti gli abiti più belli, adorneremo il salone, li faremo grande festa nel digiuno, perché mangeremo poi nel pasto comune solo un pezzo di pane e berremo un sorso di vino, perché nel digiuno meglio potremo gustare le delizie celesti. Faremo festa, la grande festa che nessuno di voi dovrà dimenticare. Eccoci allora qui arrivati al termine di questo nostro breve insegnamento, perché noi possiamo già delibare quello che avverrà il giorno 16. Vorrei esortarvi a prepararvi a questa effusione con una bella confessione, ad essere così purificati e con molta preghiera, in modo da andare ben preparati alla festa del Signore. Io ho terminato. Adesso ci metteremo tutti in preghiera, dopo la preghiera che sarà guidata, così vedremo, da alcune persone, e sarà seguita da tutti, poi andrete ai gruppetti, perché si farà l'ultimo discernimento, si farà l'ultimo, così, l'ultimo approccio con i nostri didascali per vedere se siamo veramente pronti per ricevere la preghiera di effusione. Amen.